personaggio caratteristico della nostra città, un amico di tutti, intelligente, amante del bello, ironico, arguto, dalla battuta fine e sempre corta. Conoscendolo, sono sicuro che sdrammatizzerebbe anche questo momento del suo funerale. E vedendoci tristi ci direbbe, come spesso faceva, ha redatto amore e spiego. Altro era un popolo originale, libero, anticonformista. E il suo anticonformismo lo ha dimostrato tra i tanti anche in un aspetto che forse non tutti conoscono. E cioè nel fatto di essere un uomo di fede. In un tempo in cui non va di moda credere in Dio, in un'epoca in cui la fede sembra cosa da altri tempi, Aldo non ha avuto timore, magari andando controcorrente appunto, non ha avuto timore di essere cristiano e cristiano praticante. Tutte le domeniche, fino a pochi giorni prima di essere ricoverato nel 23°, si usciva a piedi da casa, piano piano, estate, inverno, con solo con la pioggia, veniva qui in Duomo tutte le domeniche alla messa delle 11. Arrivava sempre una mezz'oretta prima per fare un po' di complico nel sacrestia. E per noi, anche per me, ormai sono anni che sono qui, anche per noi appunto era uno spasso ascoltare i suoi racconti, le sue filastrocche, e ho in mente fatti, aneddoti, curiosità di una vita che non c'è più e che mi fa piacere di averle conosciuto grazie a lui. Il suo posto in cattedrale era sempre lo stesso, al secondo banco, lì, e stamani è un po' secondo banco, si metteva lì e ascoltava con attenzione, con interesse. A volte alla fine della messa mi faceva pure qualche appunto, se non era d'accordo su quello che avevo detto. E poi si era preso così simpaticamente due incarichi qui alla messa, due incarichi di cui era geloso. Uno, quello di distribuire i foglietti prima della messa per una migliore partecipazione all'Eucaristia, e un altro, quello di suonare la campanella all'uscita della messa. Guai che glielo toccava, tanto che ironicamente si era autonominato lo sdondolatore, ed era lo sdondolatore ufficiale. A parte la battuta che ci sta nel ricordo di Aldo, perché lui era così, scherzavamo sempre, dicevo, Aldo era un credente e non mancava mai all'appuntamento domenicale con il Signore. E a questo pensiamoci bene. E Aldo, tra tante cose, questo ce lo lascia come un'eredità preziosa, la fede. Il suo spirito positivo, il suo senso del comunismo, non erano solo una questione di carattere, ma derivavano proprio da questo suo amore per il Signore, che settimanalmente era nutrito dall'incontro con lui e dalla comunione, dall'Eucaristia. Perché chi crede è sereno e sta nella gioia. San Paolo ci ha detto nella prima lettura, se avete fatto attenzione, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui. Per San Paolo la fede nella risurrezione era una certezza. Siamo convinti che colui che ha risuscitato Gesù risusciterà anche noi. Ma per noi
Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui. Siamo convinti. Da una statistica fatta alcuni anni fa, la percentuale di quelli, per esempio, la statistica fatta in Italia, che si dicono cattolici, cristiani, chi crede in Dio, quando c'è la domanda, ma credo nella risurrezione, nella risurrezione di Gesù, nella tua risurrezione, la percentuale si abbassa di molto. Ecco, dicevo la domanda, ma noi ci crediamo che Gesù è risorto dai morti? Siamo convinti che Dio risusciterà anche noi con Gesù? Questa è la fede cristiana. E allora facciamoci un bel esame di coscienza. Ognuno risponda a questa domanda che facevo adesso e verifichi la sua fede. Perché guardate, dalla fede della risurrezione dipende poi il nostro modo di vivere qui sulla terra, sapete? Perché la prospettiva dell'eternità cambia tutto nella nostra vita. Chi crede in Dio, chi crede nella vita eterna con Lui, come ci ha detto ancora la parola di Dio nella prima lettura, non fissa lo sguardo sulle cose visibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Chi crede sa bene che quello che l'angelo disse alle donne al sepolcro riguardo a Gesù, l'abbiamo sentito nel Vangelo poco fa, quello che l'angelo disse alle donne quella mattina di Pasqua al sepolcro, ma neanche per altro. Non è qui, è risorto. Non è qui, è risorto. E anche stamane si raccomanda dal cielo e ci dice: non allontanatevi da Dio, non sbagliate la strada per il paradiso. Vi voglio rivedere tutto il cielo, che non manchi nessuno.